Allora, in queste lezioni, oggi e mercoledì, dobbiamo cominciare a affrontare il problema della triangolarizzazione e della diagonalizzazione della matrice. Diagonalizzazione quando così. Comunque, prima di fare questo, vorrei ritornare sull'argomento dell'ultima lezione, perché c'era stata un po' di confusione sulla matrice di passaggio. Allora, vi spiego una parte di quello che abbiamo fatto, una piccola parte, dove c'era stata confusione, ve lo spiego in un altro modo che elimina alla radice ogni possibilità di confondere le cose. Ok? Allora, se vi ricordate, che tra l'altro questo ci serve pure come utile ripasso, allora noi abbiamo questo tipo di situazione. Abbiamo un'applicazione lineare, adesso ho cambiato i nomi agli spazi, però vedrete perché, da due spazi vettoriali U, diciamo, di dimensione di U uguale diciamo N e la dimensione di V la chiamiamo N, che qui è un'applicazione lineare. Un'applicazione lineare da due spazi vettoriali si chiama anche omomorfismo. Quindi phi di lambda 1 più mu U2 è uguale a lambda phi di 1 più mu Questa è la definizione di applicazione lineare. Lambda e mu stanno nel corpo, diciamo, uno spazio vettoriale sul corpo K. Lambda e mu appartengono a K e 1 e 2 appartengono a K. Ok? Allora, se vi ricordate, c'era questo diagramma che era commutativo. Io avevo un elemento U appartenente a U grande, U appartiene a U grande, qui c'è Φ e qui c'è Φ di U che appartiene a U grande. Sullo spazio U veniva fissata una base di U. Di U sarà una base. Se ha dimensione m sarà una base con 1 con m e a U rispetto a questa base venivano associate le sue coordinate. Similmente, data una base di V nello spazio V, a V, a Φ di U, scusate, venivano associate le coordinate y. Ora, queste coordinate qui devono appartenere a Rm, scusate, a K alla M, abbiamo detto il corpo K, che vedremo poi che qua, in quasi tutti i casi K sarà R o C. E poi abbiamo detto che esiste un'unica matrice A che moltiplicata per X, righe per colonne, ci dà il vettore delle coordinate y di Φ di U. Ok? Si usa dire che questo diagramma è commutativo. La matrice A deve appartenere a K n per m, come abbiamo messo la dimensione di noi. Perché vedete? La matrice A si deve moltiplicare a destra per x, che è un vettore di Rn. Adesso cominciamo a capire un fatto che ci è utile di per sé. Supponiamo di avere un altro omomorfismo, cioè di avere un altro spazio, dimensione di W uguale P, e avere psi
Stavolta lo scrivo qua sopra, psi da V in W. E psi è un omomorfismo pure lui. Quindi phi di alfa V1 più beta V2 uguale, scusate, psi di alfa V1 più beta V2, alfa psi di V1 più beta psi di V2. Supponiamo, per non introdurre ulteriori variabilità, supponiamo che anche V e V doppio siano tutti spazi vettoriali sul corpo K e V1 e V2 appartengono a V e naturalmente invece questa immagine appartiene a V doppio. Ok? Quindi io qui posso scrivere un altro, posso continuare questo. Allora, questo apparteneva a V. Poi cosa posso fare con le applicazioni? Con le applicazioni io posso fare, mentre con le matrici io faccio il prodotto righe per colonne, con le applicazioni cosa posso fare? Come si chiama? Se io applico prima phi e poi psi, come si chiama? Psi composto phi, come si chiama? Prodotto di composizione, è mai sentito? Questo elemento, se io applico prima phi e poi psi, si chiama il prodotto di composizione di psi composto phi applicato a tutto. Questo si scrive anche psi composto phi di U. E comunque sta in V. Ok? Allora, anche qui su W io potrò fissare una base e quindi qua avrò delle coordinate di questo vettore, ma ci sarà una matrice, un'altra matrice, la chiamo B. Non si può confondere con le basi perché questo è un B dritto, questo è un B script, visto. I caratteri grafici sono diversi, no? Sempre per il teorema della rappresentazione degli omomorfismi con le matrici, tra omomorfismi tra spazi e tra dimensione finita, io qui ho un omomorfismo, qui c'è una base in V, qui ho una base in V2. Ci deve essere un'unica matrice B che moltiplicata per le coordinate di questo vettore, questo è uno come gli altri vettori di V. In realtà qui potrei mettere un qualunque vettore di V, non solo phi di V, ma comunque questo non, a noi ci interessa esattamente in questo caso. Quindi ha le sue coordinate, se applico psi a questo vettore o se moltiplico le sue coordinate per B è la stessa cosa nel senso che questo vettore avrà per coordinate proprio quelle che si ottengono moltiplicando per B. Ok? Benissimo. Allora vi ricordo che A era una matrice N per M. B sarà una matrice come deve essere? Per forza? Oh. Sveglia. I per N. Va bene? Allora, il concetto che voglio sottolineare è questo. È un concetto importante, di per sé, ci serviva comunque. Quindi comunque questo discorso lo dovevamo fare. Se A è la matrice associata a Φ e se B è la matrice associata a Psi, quale sarà la matrice? Allora, di sopra io posso andare, phi mi porta da U a V, psi mi porta da V a V doppio. Se faccio queste due applicazioni
applico prima phi e poi psi, cioè faccio il prodotto di composizione, cioè faccio psi composto phi. Da dove parto? Da U. E dove finisco? In W. È chiaro questo discorso? Non mi sembra che è difficile. Quindi io ho phi, a phi corrisponde la matrice, a phi corrisponde la matrice A, a psi corrisponde la matrice B. Adesso, se vado a fare psi composto phi, devo fare per forza psi composto phi, non posso fare il contrario in generale, anche per un problema dimensionale, anche questo sarà un omomorfismo. E sia un omomorfismo è banale, basta applicare la definizione e verificare la phi rispetto alla linearità, poi la psi rispetto a sua volta alla linearità, quindi partendo da se fate phi di questa phi di tutta questa roba qui, viene phi di questo qui e lambda e mu li portate fuori la seconda volta. Allora la domanda è una domanda banale, quindi non è che non c'è nessun trucco qua. A psi composto phi, che matrice corrisponde? No, non A per B. B per A. Corrisponde B a. È chiaro? Guardate, deve corrispondere per forza B per A. Perché noi non possiamo in generale moltiplicare A per B, perché questo numero di righe, di colonne, non è uguale al numero di righe, può non essere uguale, mentre invece qui il numero di colonne è uguale al numero di righe. E anche sostituendo, no, voi avete che avete Z uguale B per Y, sostituite X e viene B per A per X, quindi vedete che la matrice viene B A, no. Chiaro? È chiaro fino a qua? Come si fa il prodotto di composizione per le applicazioni? Se le applicazioni lineari, a livello delle matrici che corrispondono alle applicazioni lineari, si fa il prodotto, e si fa il prodotto normale, righe per colonne. Ovviamente, psi composto phi, B per A. Psi sta fuori, si applica dopo, e quindi è B per A. E anche il discorso dimensionale torna. Se provate a fare A per B, vedete che non torna. Ok. Allora, naturalmente, adesso se io aggiungessi un altro spazio qui e ci mettessi una matrice C che corrisponde a un altro, la cosa si allungherebbe. Quindi io lo posso fare con due spazi, tre spazi, quattro spazi, fino a che faccio il prodotto di composizione. A livello di matrici, le matrici si moltiplicano. È chiaro fino a qui? Benissimo. Ok, adesso facciamo il caso di un endomorfismo. Quindi stavolta io avevo U, anzi, scriviamo come al solito, U piccolo che sta in grande, poi c'è il mio phi, ho phi di U che appartiene ancora ad U. Ok, adesso qui ho una base, la chiamo di U, e qui ho le coordinate X. Abbiamo detto che quando lo spazio di arrivo è uguale allo spazio di partenza, l'applicazione lineare si chiama endomorfismo, non lo riscrivo perché sembra applicazione lineare, è un caso particolare di un omomorfismo.
E però abbiamo detto che ci vincoliamo a usare la stessa base in arrivo e in partenza. Non ha proprio senso usare due basi diverse per lo stesso spazio, per la stessa applicazione. Ha senso usare basi diverse, ma una volta uso l'una, una volta uso l'altra. Se parlo di un'applicazione che va da U in U, in partenza e in arrivo, devo usare la stessa base. È chiaro fino a qui? Anche qui ci sarà... Allora, questa qui avrà coordinate y che sarà uguale ad ax, solo che a stavolta sarà una matrice n per n. Allora, vi ricordo che la dimensione di u era n, ok? Poi lo scrivo qua sotto, a k n. Benissimo. Adesso vi ricordate, volevo cambiare base. Volevo, invece di avere la base B, volevo prendere una base B'. E volevo vedere come cambiava la matrice. Ma soprattutto la matrice da M, da A, l'unica cosa che ci ricordiamo è che questa è facile da ricordare, non ve la scorderete mai perché la vedete tanti quelle volte, dovrà diventare M a meno 1 a M, ok? Ed M sarà quella che si chiamerà matrice di passaggio, ok? Dalla vecchia alla nuova base. Ma il problema è, questa non è una definizione, dobbiamo dare una definizione che faccia uscire questo risultato, ok? E nella definizione ci siamo almeno impicciati, almeno per un po'. Poi abbiamo corretto, però il danno quando uno, cioè quando tu piandi un chiodo, lo piandi male, lo tiri fuori, lo ripiandi bene, però il buco rimane. Allora, vediamola così. Qua prendiamo l'applicazione identica. Io l'applicazione identica, l'applicazione identica è quella che un vettore che mi porta un vettore U in U. Quindi questa, e qua faccio anche qui l'applicazione identica da U mi porta U, ok? Ovviamente, se uso la stessa base di prima, chi è la matrice che corrisponde all'applicazione identica? Se io qua ci mettessi BU, le coordinate rimarrebbero le stesse, o no? Se io non cambio base, non cambio vettore, le coordinate rimangono uguali. Ma a ottenere queste coordinate moltiplicandole dalle stesse coordinate per una matrice, per quale matrice devo moltiplicare? Per la matrice identica, ok? Se moltiplico la matrice identica, vi ricordate la matrice identica, quella che ha tutti i uni sulla diagonale, è 0, ok? Questo, vabbè, ormai l'avete scritto con la penna, voi adesso dovete riscrivere tutto qua, io cancello. Quindi cominciate a riscrivere la parte centrale, quella di me. Io però cosa voglio fare? Voglio cambiare base. Voglio cambiare base. Qua ci metto una base B'. Allora, siccome il vettore è rimasto lo stesso, ma la base è cambiata. Quindi le coordinate cambieranno, o no? Non è che è difficile. Se prendo lo stesso vettore, ma cambio base, è chiaro che mi cambiano le coordinate, no? L'abbiamo fatto anche come esercizio. Come cambieranno?
Beh, questa è un'applicazione lineare? Sì, l'identità è un'applicazione lineare. Nello spazio di partenza e nello spazio di arrivo potevo avere, anche se era lo stesso spazio, potevo avere basi diverse? Sì, nulla me lo vie. Io ho detto soltanto che quando lo spazio di partenza e lo spazio di arrivo è lo stesso spazio, voglio avere la stessa base, però perché è una scelta mia. Se voglio prendere l'applicazione identica con una base in partenza e un'altra base in arrivo sullo stesso spazio, le coordinate cambiano e ci sarà un'unica matrice tale che le coordinate sono y' saranno m per y, ok? Allo stesso modo qui faccio la stessa cosa, ho cambiato la base dello spazio di arrivo. Adesso se non faccio una cosa analoga dall'altra parte, mi trovo che la base dello spazio di partenza è b e la base dello spazio di arrivo è b'. Siccome però lo spazio di arrivo è sempre u e lo spazio di partenza è sempre u, dall'altra parte faccio una cosa analoga, cioè prendo sempre l'applicazione identica, però stavolta come base di partenza ci metto b' e come base di arrivo ci metto b. Allora qua le coordinate di u cambieranno e saranno x' e x a chi sarà uguale? Sarà uguale a m a meno 1 per x'. Scusate, qua è m e qua è m a meno 1. Devo farlo prima qua e poi qua. Adesso vedete qua mi ero impicciato, ma mi sono dovuto per forza correggere subito senza fare confusione, o almeno facendone in quantità molto limitate. Per quale motivo? Adesso io cosa voglio? Voglio la relazione che c'è tra le nuove coordinate in arrivo e in partenza, cioè voglio sapere y' è uguale a m a meno 1 per y. Ma sostituisco y uguale a x è uguale a m a meno 1 per a per x. Ma x è uguale a mx', quindi è uguale a m a meno 1 per a per m per x'. Ok? Bene. Cioè è venuto quello che volevamo noi. Adesso se voi guardate l'applicazione da U, questa è l'applicazione che porta da U a phi di U, e in partenza e in arrivo avete la stessa base, che non è più B, ma stavolta è B'. Ok? E cambiando base, la matrice che era A è diventata m-1am. Allora abbiamo detto che m è quella che noi vogliamo che si chiami matrice di passaggio. Allora chi è m? M è la matrice che me la trovavo qua. M è la matrice, cioè associata all'identità quando in partenza metto la base nuova, in arrivo metto la base vecchia. E allora chi era questa matrice? Cosa esprimeva la matrice associata all'applicazione lineare? Esprimeva le coordinate delle immagini dell'applicazione rispetto alla base dello spazio di arrivo.
Vi ricordate le colonne? Questa era pure una cosa che non si scorda, insomma, una volta che uno ha detto 3-4-8 non si scorda più. Queste coordinate qui erano le coordinate dei vettori della base di partenza rispetto alla base di arrivo. La prima colonna era le coordinate del primo vettore, dell'immagine del primo vettore, la seconda colonna l'immagine del secondo vettore, eccetera. Allora, quindi la matrice di passaggio chi è? Sono le coordinate, le colonne sono le coordinate dei vettori della nuova base rispetto alla base A. Ok? Che è quello che poi abbiamo detto quando abbiamo corretto, se vi ricordate l'altra volta, se andate a ricontrollare. Quindi è l'unica cosa che fa tornare quindi ho una osservazione, perché qua, se c'è qua m, qua ci deve essere m-1 e viceversa. Questo io l'ho detto, è così, però non me l'ho dimostrato, però è banale. Se io togliessi di mezzo l'applicazione phi, facessi prima i e poi i al contrario, partirei dalle coordinate e arriverei con le stesse coordinate. Quindi, perché se queste erano x', poi diventano x, se rifaccio l'applicazione riportando la stessa base, devo tornare un'altra volta a x. Quindi le due matrici moltiplicate l'una per l'altra mi devono fare la matrice identica. Cioè, se io faccio quest'altro diagramma qua, guardate, qua c'ho un, c'ho la base B' e faccio X'. Oppure posso fare X, qualunque delle due prenda, poi c'ho I e rimane sempre U. Però è cambiata la base B'U e qua le coordinate sono diventate X. E qua c'è la matrice M, no? X è uguale a MX'. Poi qua prendo sempre l'applicazione identica, si chiama I. Purtroppo la I si usa per tante cose, quindi se vi dà fastidio usare la I scrivete id, per dire applicazione identica. E qua mi porta U, non si sposta, applicazione identica il vettore non lo sposta. Come base torniamo di nuovo alla base B', e allora le coordinate diventano un'altra volta X'. Ma allora qua la matrice deve essere una matrice che è moltiplicata per m e moltiplicata per x' e dà sempre x'. Ma l'unica matrice che fa questo servizio è la matrice identica. E allora vuol dire che la matrice per cui sto moltiplicando a sinistra deve essere la matrice inversa della matrice m. Quindi se qua compare m, qua compare m-1. Ovviamente potete anche scambiare i nomi, però se scambiate i nomi non vi trovate più con questa regola di cambiamento della matrice associata, ok? Ok. Quindi ne otteniamo che la definizione che fa tornare tutto è che la matrice di passaggio M da una base BU a una base B'U sullo spazio vettoriale U di dimensione finita è la matrice che ha come colonne, qua cancello perché mi serve un po' di spazio, che ha come colonne le coordinate dei vettori della nuova base rispetto alla vettore.
questa è una definizione. Strano, cioè la definizione era per ultimo. Avete capito insomma il succo del discorso, no? Io devo avere una regola di cambiamento quando passo da una base a un'altra base. La regola di cambiamento è che da A devo passare a M-1 a M. E là è facile da ricordare, questa regola la userete tante volte. Per far funzionare questa regola ci vuole che la matrice di passaggio sia questa e non il contrario. Comunque qui c'erano due possibili confusioni. Una, che le coordinate, quando andavo a sostituire un'altra volta mi sono impicciato, le coordinate mi venivano per riga e invece era per volo. E l'altra è, se devo esprimere, mentre la matrice di passaggio, le coordinate di vettore della nuova base rispetto alla vecchia, oppure della vecchia base rispetto alla nuova. Quindi sono quattro possibilità di confusione. Se pensate che mi confonda solo io, non è così. Perché, vabbè, oddio, l'ho visto stamattina alle 7, quindi può essere che ho letto male. Però se non sbaglio, pure su Wikipedia è stato fatto male. La definizione sarà su Wikipedia, sarà fatta male. D'altro canto noi l'abbiamo stavolta, vedete, questa volta non c'è possibilità di confusione perché le cose devono funzionare per forza così. Qua ci deve stare M perché le matrici si moltiplicano al contrario partendo da destra verso sinistra, quindi M-1 a M. L'abbiamo visto prima, era B per A, non poteva essere A per B. Quindi se voglio M-1 a M deve venire per forza così. Ok? Quindi quello che vi dovete stampare in testa per non fare più confusione su questo aspetto sono questo diagramma qua e questo diagramma qua. Ok? E allora non avete più problemi. Comunque vedete un poco perché poi non avete più problemi, perché poi la memoria non è che fallisce tutto insieme, io l'ho sempre detto, l'ho detto all'inizio del corso, la memoria è fatta per fallire. Però non fallisce proprio tutto insieme, anche l'altra volta ci siamo corretti grazie al fatto che mi ricordavo che le cose andavano per colonne. Perciò ho fatto una verifica in più e quindi avevo corretto. Quando sono andato a vedere stamattina su Wikipedia, voglio vedere dove avevo fatto, ho visto la definizione e dico oddio, ho sbagliato pure. Ho invertito gli spazi, invece no, era quasi ho fatto 2 minuti di punto. Ok? Qua possiamo fare esercizi adesso, quello che si vuole. Però permettetemi, prima di fare esercizi, sono e 20, no, voglio fare ancora, voglio diciamo andare a definire il problema che dobbiamo affrontare, cioè il problema Allora, se vi ricordate, l'altra volta io ho fatto vedere che quando avevo un omomorfismo posso sempre cambiare base in partenza in arrivo in maniera tale che l'omomorfismo sia fatto in un certo modo, cioè qua c'erano un po' di uni, c'erano K uni e poi c'erano tutti i zeri. Questa era la matrice n per m, n per m per come abbiamo messo le dimensioni stamattina, m sì. Qua ho aspettate un attimo
ho sbagliato. Qua è giusto. Questi ultimi due, quest'ultimo diagramma era giusto. Allora, aspettate che... No, M... sì, sì, no, è giusto. Perché U aveva dimensione M, no? La dimensione di U... Qua. Prima era M. Qua è N perché abbiamo usato solo U. Prima era M. E quindi la matrice era N per M. Quindi non ho fatto nessun errore. Allora, diciamo, Φ andava da U a W. Vedete, quando uno cambia questa era M a U a V, la dimensione di U era N. E qua c'era la matrice associata era A. Associata a Φ. Ok. La matrice era fatta così, era N per M, però qua c'era K. Questo K vi ricordate chi era? K si chiamava il rango di Φ che coincideva col rango della matrice. Vedete che usate due simboli diversi, li chiamano sempre rango, ma il rango di Φ, era la dimensione dell'immagine. Quindi la dimensione dello spazio immagine o il rango delle colonne, diciamo che la dimensione dello span delle colonne di A, cioè il rango della matrice A, o la dimensione dello span delle righe, sembra la stessa cosa, era il numero di uni, e poi potevo ottenere che altrove venivano tutti zero. Questo però, se vi ricordate, era dovuto al fatto che io avevo la libertà di scegliermi una base come mi pareva, in partenza e in arrivo. Quando nel caso di un endomorfismo, stavolta se uso la stessa base in partenza e in arrivo, la matrice A, quando cambio base, mi diventa m a meno 1 a m. Ok? E a questo punto, diventando m a meno 1 a m, non ho tutta quella libertà di prima, cioè bisogna vedere tra queste matrici qual è, se c'è, e qual è una un po' più bella delle altre, o qualcuna un po' più bella delle altre. Allora, cominciamo a, diciamo, qua vado direttamente sul caso dell'endomorfismo, cioè se parlato del caso dell'endomorfismo. Allora, vado direttamente sulle definizioni che mi interessano. Se vi ricordate, avevamo dato la definizione di autovettore e autovalore. Cos'era un autovettore e un autovalore? Un autovettore e un autovalore era un vettore U diverso dal vettore nullo, tale che Φ di U era uguale a lambda U. Ok? Allora, definizione: U si dice autovettore rispetto, noi l'avevamo dato per la matrice, è la stessa cosa per le applicazioni, rispetto a lambda, se e solo se Φ di U è uguale a lambda U. Ok? Dove lambda appartiene a K e U è diverso dal vettore U. A livello di coordinate, che succedeva? Che io fissavo una base P
nello spazio U grande. E le coordinate diventavano x. Poi le moltiplicavo per A, la matrice associata a phi, mi diventavano AX, ma lambda U, che coordinate avrà? Lambda U è lo stesso vettore moltiplicato per lambda. O no? E avrà coordinate lambda X. Se moltiplico il vettore per lambda, le coordinate si moltiplicano per lambda. La base è la stessa, non è cambiata. O no? Quindi U va in lambda U, X va in lambda X. Quindi otteniamo l'uguaglianza a x uguale lambda x. Le coordinate erano diverse dal vettore nullo di k alla n. E bisognava che a per x facesse lambda per x. Quindi, se vi ricordate, l'avevamo visto su R2, no? Quando io moltiplico delle coordinate di R2 per una matrice A, non è detto che le coordinate sono mi danno un vettore che è allineato a prima, no? Potrebbero, per esempio, se io prendo la matrice 1, 2, 1, 1, 2, meno 1, 1, moltiplico per le coordinate 1, meno 1, e qua mi viene meno 1, meno 2. Questo vettore non è un multiplo di questo, se ho fatto bene i conti, no? 1 meno 2 fa meno 1, meno 1 meno 1 fa meno 2. Se questo è x, questo è a, e questo non è, diciamo, a per x è diverso, questo è ax che è diverso da lambda x. Non mi interessa chi è lambda, qualunque sia lambda, questo non può essere lambda x, non è proporzionale a x, o no? Quindi in generale non è vero questo. Sarà vero solo quando le coordinate sono molto particolari. In particolare, che cosa questo, diciamo, cosa implica? Implica che a meno lambda volte l'identità per x deve fare il vettore nullo. O no? Anzi, questo è proprio se solo se. Allora, questa cosa è se solo se ax meno lambda x è uguale a vettore 1. Se solo se. Ok? O no? AI qua non tipico ax. I per x fa x, quindi lambda i per x fa lambda x. Quindi scrivere così o scrivere pomi è la stessa. Ebbene, questo quando può succedere? Ricordatevi che le coordinate sono diverse dal vettore x, erano diverse dal vettore 1. Quando può succedere? Stavolta implica, in generale viceversa non è vero, però sarà vero per coordinate particolari, implica che il determinante di a meno lambda i deve essere uguale a 0. Ah, questo noi l'abbiamo fatto in Rn, però vale anche in K alla n, il teorema di Shekhar-Wilk. Questa è una matrice moltiplicata un vettore di k alla n, fa il vettore nullo. Quindi questo è il sistema lineare omogeneo che ha una soluzione non nulla. Se vi ricordate, il sistema lineare omogeneo, un sistema quadrato lineare omogeneo, n per n, una soluzione ce l'ha sempre, chi è? È il vettore nullo. Per Rusce e Capelli, se questa matrice fosse invertibile, chiamatela B questa matrice, se questa matrice B fosse invertibile, allora B per X fa 0, allora X è uguale a B a meno 1 per 0 che fa, cioè il vettore nullo che fa il vettore
nullo. Quindi, se questa matrice fosse invertibile, l'unica soluzione di questo sistema sarebbe la soluzione con x uguale a vettore nullo. Ma noi per ipotesi abbiamo che le coordinate sono diverse da vettore nullo. Allora, se le coordinate, cioè il ker, se vi ricordate la definizione dell'altra volta, il nucleo, vabbè, quello abbiamo detto per l'applicazione, cioè delle coordinate possono essere mandate a zero solo quando la matrice ha determinante nullo. Se voi ricordate, se io prendo il sistema ax uguale b, no? Se questo è un sistema quadrato, allora x a chi è uguale? È uguale ad a meno 1 per b, o no? Questo è se solo se questo, se solo se questo, moltiplicando per a meno 1 a sinistra c'è la matrice invertita. Questo se è determinante di a diverso da 0. Ma allora, se ax fa il vettore nullo e il determinante di a è diverso da 0, cosa trovo? Trovo che x è uguale a meno 1 per il vettore nullo che fa il vettore nullo. Qualunque matrice moltiplicata dal vettore nullo fa il vettore nullo. Questo nel mio caso è assurdo, perché questo è vettore nullo e questo no. Quindi, diciamo, è assurdo, non in genere, se il determinante è diverso da 0 è corretto, è giusto. Ma in questo caso sappiamo che non è così. E allora, qual è l'unica possibilità che ci rimane? Che questo determinante deve essere uguale a 0. Quindi l'unica possibilità è che questo determinante deve essere uguale a 0. Ok, perché dico questo? Seguitemi un altro 2 minuti e poi facciamo la pausa. Perché adesso se cambio base, la relazione di sopra mi rimane vera, cioè non è indipendente dalla base. La base interviene qua per fare le coordinate. Quindi, quando cambio base e metto le coordinate x', a', e x', la relazione rimane, metto b' e b', la relazione deve essere vera, ma a' chi era? Era m-1 a m, dove m è la matrice di passaggio dalla matrice vecchia, dalla base vecchia alla base nuova. Quindi questa relazione, se x andava in lambda, a per x era uguale a lambda x, anche a'x' deve essere uguale a lambda x'. Questo fatto non è proprio banale, perché in generale, se io prendo un vettore di coordinate, un vettore in K alla n, se a per x fa qualcosa, non è che m-1 per a per m per x fa la stessa cosa. È solo in questo caso che rimane sempre allineato, cioè come prima faceva lambda x, adesso farà lambda x'. Non fa la stessa cosa, però c'è la stessa relazione col vettore di partenza. Questo fatto non può essere casuale, infatti non è casuale. Concludo e facciamo la pausa con questa piccola dimostrazione, una dimostrazione proprio banale, ma allora, prima con una definizione. Il determinante di a meno lambda i è un polinomio di grado n a coefficienti in K, che si chiama, che si dice
quindi la definizione sta nel fatto che questo polinomio si chiama polinomio caratteristico di A. Ok? Si chiama polinomio caratteristico di A. Ok? Bene. Adesso, proposizioni. Un'altra definizione, scusate, prima di fare la proposizione, così non parliamo sempre di applicazioni, parliamo solo di matrizi. Definizione. A primo si dice simile, allora si ha una matrice appartenente a K n per n, quindi una matrice quadrata. Un'altra matrice si dice simile ad A se e solo se per definizione esiste una matrice M invertibile tale che A' uguale M a meno 1 a M. Quindi le matrici, quando noi abbiamo, chi sono le matrici simili? Sono sostanzialmente tutte e sole quelle, partiamo dalla matrice A associata all'endomorfismo, quando cambiamo base le altre matrici sono quelle simili, ok? Perché quando cambiamo base sappiamo che la matrice cambia in questo modo e quindi è simile, viceversa se è simile prendo M come matrice di passaggio e quindi A' lo ottengo cambiando base in partenza e in arrivo e partendo dallo stesso endomorfismo che mi ha dato la matrice A, quindi è stesso lo solo, è chiaro? Quindi a questo punto parliamo direttamente di matrici simili, mentalmente però pensiamo solo le matrici che partivano, diciamo, dalla matrice A che era associata all'endomorfismo Φ e quando cambiavo base ottenevo le matrici simili. Proposizione. Due matrici simili hanno lo stesso polinomio caratteristico. Allora, due matrici, ovviamente la similitudine è una relazione di equivalenza, questo volevo indicare da voi. Cioè è chiaro che se A è A' è simile ad A, anche A è simile ad A'. Usate come matrice di passaggio M a meno 1 invece che e tornare indietro. E poi potete anche, insomma, il resto dell'esercizio lo fate, il resto lo fate per esercizi di relazione di equivalenza, potete anche che se A è simile alla prima, la prima è simile alla seconda, anche A è simile alla seconda, insomma sono cose che potete fare da soli. Due matrici simili hanno lo stesso polinomio caratteristico. Facciamo la dimostrazione, facciamo la dimostrazione, entra in una riga. Allora facciamo il determinante di m a meno 1 a m meno lambda i. Devo fare questo, no? A' è simile ad A, allora A' è uguale a m meno 1 a m. Il suo polinomio caratteristico chi sarà? Il determinante di A' meno lambda i. Questo è uguale a determinante di m a meno 1 a m meno lambda m a meno 1 per i per m. Se io qua ci metto m a meno 1 a sinistra e m a destra non cambia niente. Lambda, vabbè, lambda l'ho lasciato qua, m a meno 1 per i fa m a meno 1, m a meno 1 per m fa i. Quindi o scrivo i, o scrivo m a meno 1 a i m, e è una matrice che si dice commuta con tutte le altre matrici, ovviamente. Questo lo posso scrivere come determinante, anzi il lambda lo posso lasciare dentro, guardate. M a meno 1 per la matrice lambda i
per esempio, la matrice lambda I, la matrice che ha tutti i lambda sulla diagonale, è 0 fuori. Mettiamoci una parentesi così. Uguale determinante, allora questa è m-1 a m, questa è m-1, questa chiamatela bm, allora per la proprietà distributiva della moltiplicazione vale pure per la matrice, questa è il determinante di m-1 a meno lambda i m. E adesso è chiaro questo passaggio a tutti? Semplicemente io ho m-1 a m meno m-1 o bm, allora questo qui è m-1, qua ci metto a meno b in mezzo. Bene. Provate a fare i prodotti, vedete che funziona. Adesso che cosa uso? Il teorema di Binet. Il teorema di Binet cosa mi dice? Che il prodotto di determinante del prodotto di tre matrici, o di due, insomma, è il prodotto di determinante. Quindi qua viene, devo fare il determinante di m-1, ma chi è il determinante di m-1? Se vi ricordate è 1 fratto il determinante di m. Per il determinante di a meno lambda i, per il determinante di m. Ricordate la matrice immersa ha per determinante il reciproco. Allora questi sono due numeri diversi da zero, uno il reciproco dell'altro, si semplificano. E cosa mi è rimasto? Mi è rimasto determinante di a meno lambda i, ma il determinante di a meno lambda i è quello che ho chiamato polinomio caratteristico di a. Quindi adesso la dimostrazione è finita, faccio il riassunto di quello che abbiamo prima di fermarci per la pausa. Allora, il viaggio per il quale vogliamo partire è come cambiare base in partenza e in arrivo per ottenere una matrice che si scriva un po' meglio, no? Per ottenere, che, per meglio dire, che la matrice che corrisponde alla nostra applicazione lineare abbia una forma più bella. Se si arriva a una forma standard o che insomma rispetta, cioè, si chiamerà forma canonica. Qua arrivare alla forma canonica di Jordan sarà molto complicato, non so se lo faremo. Beh, no, lungo più che complicato, non è, poi alla fine algebra lineare non è che sia complicata, però richiede qualche concetto. Ok? Però un punto di partenza dal quale possiamo trarre delle conclusioni è questo fatto che gli autovettori, chi erano gli autovettori? I vettori che quando gli applichi il phi non cambiano direzione, solo si allungano o si accorciano. Ok? Allora vedete che se io uso la stessa base in partenza e in arrivo, questo fatto si conserva pure sulle coordinate. Quando applico la matrice A ad x, ax farà lambda x. X è l'autovettore e lambda è l'autovalore. Rimangono, diciamo, ovviamente le coordinate dell'autovettore dipendono dalla matrice che abbiamo scelto. Saranno x oppure saranno x' se cambiamo base. Ma in qualunque base, se phi di u faceva lambda u, allora a per x faceva lambda x, a x' faceva lambda x', se prendo un'altra base e le coordinate saranno x', a x' farà lambda x'. E allora che vuol dire? Vuol dire che se x è l'autovalore autovettore di a, x' sarà autovettore di m-1 a m, x' sarà autovettore di l'altra matrice che otterremo quando cambiamo, ci mettiamo la matrice di passaggio da A da secondo invece che da A da B. Quindi insomma ci viene il sospetto che le matrici simili abbiano qualcosa in comune. Questo sospetto è prontamente confermato da questa proposizione. Se
Jaco Venturi subito mi facevano arrivare al poligono caratteristico, perché affinché la mia matrice A mandasse le coordinate x a 0, bisognava, cioè scusate, mandasse le coordinate x, le facesse diventare lambda x, bisognava che a meno lambda i mandasse x a 0, moltiplicato per x, facesse venire fuori il vettore nullo. E questo era possibile soltanto quando questo determinante era 0. Allora, quindi questo determinante ci avrà un qualcosa di importante, sarà un oggetto importante. Beh, allora cominciamo a vedere intanto chi è. Intanto è un polinomio di grado n, questo l'avete capito o lo devo spiegare? Quando facciamo il determinante usiamo la regola di Laplace, e lambda compare solo sulla diagonale, no? Facciamo un esempio. Se qua mettiamoci da quest'altra parte, creiamo un po' di spazio. Allora, se io prendo, che ne so, una matrice 3, 1, 1, 2 e faccio il determinante di A meno lambda I, cosa viene? Viene lambda meno 2 per lambda meno 3, quindi viene lambda 4 meno 5 lambda più 5. Ok? Che è un polinomio di grado 2. In generale, se la matrice sarà n per n, verrà un polinomio di grado n. Ok? Questo perché lambda, nei prodotti che mi danno i determinanti secondo la regola di Laplace, può comparire compare al massimo n volte. Perché questi elementi compaiono. Alcuni di questi elementi compaiono nei prodotti di Laplace. Quando vado a fare il prodotto, mi comparirà comparirà dei monomi in lambda al più di grado n. Ok? Effettivamente qualche volta compare il grado n, almeno una volta compare il grado n, quando faccio il prodotto esattamente degli elementi sulla diagonale, e quindi sarà esattamente un polinomio di grado n. Questo polinomio di grado n abbiamo osservato che passando da una matrice simile si conserva. Questa è l'osservazione che ci guiderà nell'inizio di questo cammino. È un'osservazione importante perché di qualunque sia la matrice, la base che io voglio scegliere su U, se partiamo dalla matrice A con un certo polinomio caratteristico, arriverò alla matrice A' che ha lo stesso polinomio caratteristico. Quindi, per esempio, se due matrici non hanno lo stesso polinomio caratteristico, non possono essere simili. Non posso ottenere la matrice B dalla matrice A come matrice di endomorfismo cambiando base. Due matrici quadrate non hanno lo stesso polinomio caratteristico, non sono simili. Vabbè, pausa.